avrebbero dovuto accoglierli qui. I letti allineati in questo sottoscala uno accanto all'altro, almeno una ventina, come testimoniano queste foto. Seppure vengono a dire che problema c'è, ma io pensavo 3 o 4 ad appartamento, non 50 persone. Dovevano essere alloggiate queste persone qua dentro, dove già erano state allestite praticamente le stanze con circa una quarantina di letti per villetta. Tutto era stato preparato all'insaputa degli abitanti di questo quartiere residenziale di Acerra, comune alle porte di Napoli. E così è scoppiata la rivolta. Chi era affacciato al balcone si è accorto di questo pullman con a bordo 40 profughi africani spuntato dal nulla all'improvviso, appena fatta notte. La gente del posto scende in strada, nessuno li ha avvisati prima e loro non sanno nulla di questo arrivo. Gli immigrati rimangono in autobus. Io sono molto preoccupata per i miei bambini, anche per il futuro nascituro, perché io li avrei proprio tenuti accanto a me. Questo è il parco privato di Acerra in cui abitano tantissime famiglie, tantissime persone, ed è in questa abitazione che avrebbero dovuto essere sistemati gli immigrati che sono arrivati. In pratica c'erano allestiti all'interno di questo piccolo appartamento, era pieno di letti, circa una 28 letti al piano inferiore e altri 7 letti al piano superiore. Gli abitanti di questo condominio bloccano l'ingresso di questi alloggi destinati ai migranti e chiedono spiegazioni a chi li accompagna. Nessuna risposta, la tensione sale. Ecco alcune immagini di quei momenti. I residenti non ricevono risposte, l'atmosfera si riscalda e così arriva il controordine. In gran fretta dei facchini, aiutati persino dagli abitanti del quartiere, svuotano questi due appartamenti e portano via letti e materassi da queste stanze. Viene decisa una nuova destinazione e così a mezzanotte il pullman riparte verso questo centro di accoglienza di Giugliano. No, loro non c'è, capito? Quelli ragazzi sono andati via, non c'è. Siamo in un quartiere comunque di famiglie giovani, quindi di bambini, cioè 10 anni, 11 anni, e non sappiamo questi ragazzi come stanno, in che condizioni potevano arrivare, abbiamo avuto paura, vorrei vedere gli altri al nostro posto cosa avrebbero fatto. Vabbè, il problema. No, assolutamente niente. Oh, e l'arrabbiatura è proprio questa praticamente. È che qui sembra che ai cittadini, invece di dare sempre più chiarezza sulle questioni, si va facendo delle cose torbide, perché evidentemente sotto c'è sempre qualcosa di losco. Allora noi quello che chiediamo alle istituzioni è di essere presenti sul territorio e parlare chiaro alla gente, perché noi siamo cittadini che paghiamo le tasse e vogliamo essere rispettati per queste cose, mentre invece loro dicono che noi a questi immigrati li abbiamo trattati male. Noi non li abbiamo neanche sfiorati, queste persone, sfiorati, perché siamo gente per bene. Detto questo, però, detto questo, ci dovete dare la certezza che la gente che viene qua deve essere a livello sanitario a posto, uno. Due, devono vivere negli spazi umanamente, non è possibile ammassare 50 unità in 50 metri quadri. Stiamo parlando di bestie in questo caso, non stiamo parlando di esseri umani. E poi ci vengono a dare lezioni a noi di essere civili o no. Noi possiamo insegnare a questa gente. È chiaro, noi vogliamo aiutare la gente, ma li dobbiamo aiutare per bene, in un modo giusto. Non è possibile aggravare, non solo per le tasse che paghiamo, poi ci portano chiaro, pure i problemi. È chiaro, è chiaro. Noi vogliamo che questa gente deve essere assolutamente Guardi. Schedata per quelle che sono, nel senso che sono non lo so, sono clandestini, sono immigrati. È chiaro quello che ha detto. Perché non siamo informati. Sì, la sua posizione. Scusami, guardi. Paolo, però sono incazzato nero. No, che scusami, anzi ti ringrazio.